della storia dell'Occidente che ha visto l'Occidente invadere il mondo. L'Occidente ha invaso il mondo e non è andato vendendo caramelle e chewing gum, ma è andato conquistando, con forme diverse lungo i secoli, però certamente le ultime forme sono state anche di una tecnologia, di una potenza tecnologica non paragonabile con le epoche passate. Ed essendo questa parte, una gran parte del mondo in una condizione di sblocco dalla situazione di dominazione, di, chiamiamola con una parola classica, di liberazione da questa dominazione, non solo, ma questo è l'elemento forse scatenante più forte, ma anche alcune parti di questo mondo un tempo soggette stanno per diventare, e già sono, superpotenze nel mondo. Hanno un costituiscono un cocktail esplosivo nel rapporto con il passato, con la sudditanza del passato. E quindi penso che una delle ragioni per cui nei confronti del cristianesimo vaste aree del mondo hanno atteggiamenti di carattere offensivo, vendicativo e tendenzialmente rivendicativo. E questo si manifesta, identificando l'Occidente, si manifesta nei confronti del cristianesimo con delle forme di varia natura. Qui farò poi degli esempi tipici da questo punto di vista, cito i due grandi supercontinenti, due dei grandi supercontinenti del mondo, l'India e la Cina. Una delle accuse che hanno sempre in tasca rispetto ai cattolici, e la tirano fuori questa accusa quando occorre, con tonalità più o meno intensa, voi siete stranieri. Questo poi lo vediamo più specificamente. Inoltre, in questo particolare diciamo, giro di boa del mondo, capita che ci sia una questione acuta per ragioni varie, ma in cui anche la ragione precedente ha un suo peso, l'Islam sia in condizione complessivamente rivendicativa rispetto all'Occidente, ma con motivazioni specificamente religiose. E nell'Islam, essendo già un problema serio, aperto, di suo, il rapporto con le altre religioni, in questo cocktail esplosivo il pericolo per i cristiani diviene molto forte. Vi leggerò stasera un documento che io ritengo molto bello, scritto da un musulmano turco, il quale si pone la questione del rapporto con i cristiani meglio di che cosa significhi Gesù per l'Islam, domanda più rara nel mondo musulmano, che non l'altra, cristianesimo e Islam, cioè con queste entità astratte, no, Gesù nell'Islam. E che cosa possa mai dire Gesù Cristo nell'Islam? Questo personaggio, avendo sostenuto le tesi che poi vi dirò in un recente convegno in Malaysia, si è stato subito arrestato. Perché? Perché ha adombrato l'idea secondo cui dovrebbe sparire dalla tradizione dell'Islam contemporaneo il delitto di apostasia. Cioè, che detto così sembra essere una difesa, ma guardato nel confronto internazionale è sostanzialmente, radicalmente negare la libertà di coscienza dal punto di vista religioso. Anzi, vederlo come qualche cosa che non è ammissibile. Assolutamente, anzi, punibile, anzi, con la pena capitale. Voi lo sapete benissimo che una delle bandiere del quel momento emergente, adesso un po' volatile, del califfato, il ripristino del califfato che oggi divide la coscienza dei musulmani, va ripristinato, non va ripristinato, non quello. Insomma, e questo califfato aveva come suo contrassegno il nemico per eccellenza, che era l'Occidente più, cioè il cristianesimo. E questo perché appunto l'Islam è in una fase di non facile da decifrare, certamente dolorosa per l'Islam innanzitutto,
perché ci va di mezzo la vita reciproca nei conflitti che ci sono all'interno dell'Islam. L'Islam è in una fase di rivalsa rispetto al passato, che risente del, come vi dicevo, del motivo della dipendenza, per giunta esaltato dal fatto che nella concezione tradizionale dell'Islam la terra dell'Islam non può mai più diventare terra d'altro. Detto tra di noi, questa è una delle ragioni inesprimibili in pubblico, perché viene magari portata a conclusioni forse indebite, una delle ragioni per cui è così duro il conflitto all'interno della Palestina è proprio questa, cioè che la terra dell'Islam non può diventare terra d'altri. Non può diventare, cioè, quella terra non sarà mai una terra non musulmana, nella concezione evidentemente che vi dicevo di questa enorme reviviscenza nell'Islam della propria identità a fronte di eccetera. Ecco, allora questo riguarda, io penso che una parte consistente dei problemi che il cristianesimo oggi trova nel mondo hanno a che vedere innanzitutto con questo aura di rivalsa contro l'Occidente che viene identificato con il cristianesimo. Questo vale a Baghdad, nei tempi di guerra, non prima, ma a Baghdad vale oggi ancora. Vale a Mosul, vale anche addirittura, pensa tu, in Libano, ma vale certamente in Egitto, vale in Arabia Saudita, così. Non parliamo del Pakistan, non parliamo dell'Afghanistan, ma parliamo pure dell'Indonesia e della Malaysia, di cui si parla pochissimo, ma la sapete, ci sono gli stati più popolosi nell'isola, che stanno risentendo di questa monta. In tutta questa vicenda ciò che è particolarmente doloroso è che l'Occidente, in condizioni di queste contrapposizioni semplificate ma estreme, l'Occidente viene poi ridotto a sua volta agli Stati Uniti. E sembra che in virtù di questa semplificazione del confronto storico ci si possa permettere nei confronti di cristiani tutta una serie di cose che sono veramente molto tristi, che sono ingiustizie dal punto di vista economico, ad esempio. Si perpetra violenza dal punto di vista delle proprietà, si perpetrano delle violenze dal punto di vista sottilmente amministrativo, uno non può costruire e fare niente, ci vogliono degli anni, 40 anni ci volevano in Egitto per costruire una chiesa, adesso per fortuna ne hanno costruita una, è appena passato un mese e mezzo, una delle più splendide chiese al mondo, bellissima, cattedrale, non molto distante dal Cairo, però lì sempre pendente. E da qual è la situazione? Che all'inaugurazione ovviamente c'era il presidente al-Sisi, ma metà della popolazione dell'Egitto è contraria al-Sisi, è come un fondamentalismo che si innesca proprio nella violenza con cui certe volte ci si scatena contro i copti. E naturalmente cosa capita in queste parti del mondo? Che i cristiani che sono lì, in difesa e in, diciamo, in condizioni estreme alcune volte, idealizzano ancora più l'Occidente in loro difesa. Oh no. Oppure, in questo caso, toccando i copti in Egitto, ma toccando anche altre confessioni cristiane in Damasco, si può difendere un potere dittatoriale perché difende te, ti difende, ma i nemici di quel potere dittatoriale mettono di nuovo un altro coefficiente nell'intruglio, che non è più solo semplificazione dell'Occidente col cristianesimo, degli Stati Uniti col cristianesimo, no, ma anche adesso quel dittatore. Certamente i cristiani erano più tranquilli sotto l'ex dittatore dell'Iraq, fuori dubbio. E volete che non abbiano riconoscenza verso questa situazione?
Detto questo, che va detto, perché non si riesce a dirlo dappertutto, perché saltano subito delle reazioni, va detto, perché così basta stare in quei posti in mezzo e capire come tira il vento, e lo capisci. Anzi, una delle cose che diciamo, fanno star peggio i cristiani che si trovano in queste situazioni è che si parla su di loro e loro non possono dire cosa pensano. Cari miei. E si offendono. Ad esempio, una delle cose che manca proprio nella nostra... è che anche quando alcune volte si fanno dei dibattiti sull'Islam, sull'induismo, eccetera, eccetera, non si sentono i cristiani che vengono di là a parlare. Se hanno l'avvertenza di non rischiare di più. Perché tengo famiglia là, eh? Allora, detto questo, però, bisogna anche dire l'altra controparte, cioè che durissima è questa fase, chiamiamola così, di transizione planetaria da una condizione primaziale dell'Occidente nel mondo a una condizione di ritorsione verso l'Occidente, si dovrebbero aprire due altri tavoli di discorso, sempre stando su questo sguardo generale, prima di andare nel dettaglio di alcune realtà. Uno riguarda l'Islam fuori da questa metafora contro l'Occidente. Cosa capita lì dentro? Che non c'entra niente con l'Occidente. E di qua, cosa capita nell'Occidente rispetto a queste cose? E dunque, allora, vediamo nell'Islam. Nell'Islam è in atto una tensione profonda all'interno dell'Islam. Perché questo, dunque, una parte del, diciamo così, del rapporto con l'Occidente è risolto con una specie di doppia coscienza, cioè si può prendere tutto quello che l'Occidente ha mantenendo le proprie intatte tradizioni. È la famosa scommessa che fa anche la Cina rispetto all'Occidente, cioè si può prendere ad esempio tecnologie avanzate, sistemi bancari ultra potenti, diciamo infrastrutture splendide, grattacieli, eccetera, welfare state, però mantenendo il rigore della propria appartenenza e tutta quella cosa che vi dicevo prima. Però questa cosa è friabile. E soprattutto ci sono alcune cose che l'Islam continua e ha sempre sostenuto in casa propria, dicendo il famoso principio: qui dove siamo noi vige la Sharia, voi potete avere la vostra strada, i diritti dell'uomo, eccetera, quella fuori di qui, ma qui vige la Sharia. Però questa cosa è molto molto fragile. Molto fragile. E alcune delle cose che avvengono nell'Islam sono sempre meno celabili rispetto alla faccia del mondo. Differenza uomo-donna non può essere considerato una parentesi, ce la vediamo noi. Sono problemi serissimi per l'Islam. E alcune cose che riguardano, ad esempio, l'incapacità di concedere il concetto di libertà nella questione più delicata che mai esista per l'umanità, in un contesto complessivo anche del pianeta Terra, in cui sempre più spazio viene ad avere la coscienza personale, oltre che l'appartenenza regionale. La libertà di coscienza, in fatto di religione, l'Islam non è in grado di garantirlo, nella gran parte dei suoi stati, che sono stati confessionali, in cui il privilegio per l'Islam è norma, non solo, ma detta norma anche con violenza. Quello che vi dicevo io prima, è un dato di fatto. In terra d'Islam, se uno è si convince del cristianesimo, mettiamo questo, perché esiste questo, esiste,
tu rischi la vita. E questo è, cioè, non è che può essere nascosto più di tanto alla faccia del mondo. E questo mette in particolare imbarazzo l'Islam, che vive in Occidente, che rivendica rispetto all'Occidente ciò che non è in grado di concedere e di riconoscere in terra dell'Islam. Questa discrasia è una corda tesa delicatissima. E i musulmani, alcuni testi pensanti di musulmani che sono qua, questo lo sanno benissimo, che rivendicano ciò che non sono in grado di riconoscere. Naturalmente possono giustificarlo questo in base ad un principio dogmatico, secondo cui l'Islam non è retrocedibile perché è quel che viene dopo. Ma queste sono delle cose senza... indialogabili. Non sono dialogabili queste cose qua. Più sottile è la critica che l'Islam fa del modo con cui nell'Occidente, che pure è un Occidente, mettiamo adesso, limitiamoci all'Europa occidentale, l'Occidente che è una terra in cui vigono, vige il principio di libertà, c'è un modo di esercitare la libertà che è scandaloso. Quindi è la rivalsa e la ripulsa etica che viene ostentata alcune volte rispetto all'Occidente, che fa parte della critica che nell'Occidente avviene, dentro l'Occidente. Anche noi, qui in Occidente, abbiamo la critica alla malversazione dell'Occidente, attraverso il modo con cui viene... Oh, c'è qualcuno laggiù che vuole entrare? E tutto questo naturalmente comporta una serie di conseguenze piuttosto... Insomma, esiste, è, diciamo così, che è incrogiuolo dentro l'Islam una serie di cose molto, molto impegnative, che poi si traducono anche sul fatto che ci sono proprio dentro in questo momento, dentro quell'ambito complessivo, sotto il nome del califfato. Califfato cosa vuol dire? L'unità dell'Islam, diciamo questo. Ripristinare l'unità dell'Islam. Naturalmente quelli che sono sul versante estremo, cioè diciamo radicale, vedono questo come una necessità contro, ma altri lo vedono come una necessità per, cioè per avere dentro dei punti di riferimento che siano unitari. Che non... Voi se oggi dovete organizzare qualche cosa qui in Torino con le componenti musulmane nella loro dispiegata varietà, le moschee, gli orientamenti, ma voi trovate una grande difficoltà a metterli tutti insieme, eh? Perché chi convoca chi? Le moschee del Marocco che fanno riferimento, oppure chi convoca, che fa riferimento all'Egitto? Chi convoca chi? E io dico sempre questo paradosso, che non è un paradosso, che la persona che è più atta oggi a convocare tutte le componenti dell'Islam in Torino è il nostro arcivescovo, perché è equidistante. Se ha dei temi importanti da gestire, li può chiamare tutti, e vengono, e sono riconoscenti, perché trovano un'estrema difficoltà a coagulare tra di loro un'unità che non esiste. Bene, adesso non lascio per un momento aperto quel secondo tavolo che dicevo, qui dentro di noi cos'è che determina una specifica difficoltà o, tra virgolette, persecuzione del cristianesimo in terra dell'Occidente, ma dentro l'Occidente, eh? Non c'entra adesso nell'induismo, nell'Islam. Adesso invece voglio fare una piccola ricognizione molto rapida della variegate forme con cui in cui oggi versano i cristiani nel mondo, con priorità di possibili con possibilità di possibili persecuzioni per ragioni disparate, dentro quella sfera generale che riguardava soprattutto la terra del confronto con il postcolonialismo identificato. Il colonialismo, nel post-colonialismo identificato con il cristianesimo. Allora,
prendiamo così a caso, partiamo ad esempio adesso subito da ciò che avviene in India. Per quale motivo in India i cristiani, vale il principio del postcolonialismo, stranieri voi siete, voi non appare... ma nell'India sta montando in forma anche organizzata e paramilitare la componente radicale nazionalistica dell'induismo. Questo che stupisce gli occidentali, perché mediamente la terra dell'induismo è considerata la terra della massima tolleranza, milioni di divinità, che se ne aggiunga una, se ne tolga un'altra, farà poca differenza. Quindi il massimo dovrebbe essere della possibilità del pluralismo. Spesso questo viene evocato, molti sono i fiumi, uno solo è il mare, oppure molti sono gli affluenti, uno solo è il Gange. Molti sono i nomi, una sola è la divinità. Sono tutte formule che hanno esercitato nel passato, anche oggi esercitano, un fascino al punto da identificare addirittura l'India come la terra della tolleranza per eccellenza. Su questo argomento ci sarebbero alcune cose da dire. Che tipo di tolleranza è questa? Quella in cui tu puoi essere dentro un'altra religione, ma per l'induismo il problema si pone da un'altra ottica. Puoi essere dentro quella religione a patto che tu accetti l'interpretazione che quella religione dà di te. Se voi leggete come alcuni grandi maestri che hanno circolato e circolano con la loro letteratura, Radhakrishna ad esempio, per certi versi, e poi soprattutto Yogananda, e un po' meno Vivekananda, eccetera. Se voi guardate, Vivekananda andava in giro col Vangelo di Giovanni così, stupefacendo a suo tempo, a fine dell'Ottocento, è il primo che è uscito dall'India per dire l'induismo, stupefacendo quelli che erano al convegno delle religioni di Chicago, che erano tutti lì per un po', insomma, di questi che volevano creare la religione super, e via discorrendo. No, cercate di essere convinti della vostra religione, perché persone che sono convinti di una religione dialogano male con le altre. Ma a parte questo, se uno legge i loro scritti, vede che quando si chiede, ma quando descrivono il cristianesimo, che cristianesimo è quello che descrivono? Uno vede che non è più il cristianesimo in cui uno crede, ma loro credono che sia quello. Quindi è un cristianesimo che può essere accettato, perché se è quello può essere accettato, senz'altro. Questo genererà certamente un grande rispetto per chi è cristiano convinto da parte di un, diciamo, di un saggio indù. Ma sotto sotto c'è l'idea secondo cui l'unico modo con cui tu puoi esistere, ma esisti come ti vedo io. Tu puoi esistere, ma esisti come ti vedo io. E tu sei proprio quello. Sei proprio quello. Se tu pensi altro, beh, insomma, ad esempio faccio per dire, ma insomma, prendiamo solo il Vangelo di Giovanni e il resto del Vangelo e di ciò che è narrato, quindi la storicità di fatti legati al cristianesimo, la storia è fenomeno, velo di Maya, non è quello che... Invece per il cristianesimo la storicità, ciò che viene detto, è fondamentale. Se l'altro ti dice che quello non lo è, ma dice soprattutto che non è tanto che lui la pensi così, ma che tu sei così, la cosa diviene problematica. Si può però trovare nell'induismo uno spazio di larga accoglienza. Certamente vedrete un grande rispetto per il cristianesimo. E alcune delle persone che prenderanno parte del cristianesimo le faranno entrare nella loro vita, eccetera, così, in quel modo. Altri invece che si pongono più seriamente di quanto non ho detto io il problema, specialmente nel fatto che l'elemento nuovo che è venuto su negli ultimi decenni era già latente prima, ma è venuto fuori fortemente, probabilmente soprattutto per le tensioni con l'Islam tuttora presente dentro l'India, ma mica solo per questo, è che è sorta una componente nazionalistica nell'induismo. Io vi dico lo slogan piatto piatto. Per essere
Dunque, indù bisogna essere indiani. Ah. Questo da un certo punto di vista mette un po' quasi, non dico sulla beffa e sul ridicolo, quelli che vanno in India credendo di entrare nello spirito degli indù e si vestono con i loro panni, vanno a Pune, eccetera. Il pensiero di questi è dire, questi divengono assolutamente ridicoli, perché indù può essere solo un indiano. È l'esaltazione nazionalistica della tradizione religiosa. E poi con sotto tutta la giustificazione dei fatti storici che devono essere compresi perché entrano nella sfera dell'induismo e devono essere accettati. Chi è di fuori stia zitto, taccia. Non esistono diritti universali che devono essere fatti valere. Ad esempio le caste. E poi che non si può comunicare la propria fede, perché loro definiscono questo. È vero che alcune componenti cristiane sono state avventuriste nell'annunciare la fede in India, non mica solo in India ma anche altrove, la fanno diventare una specie di sponsorizzazione da mercato, è una vergogna. Ma dove questo non accade, non puoi comunicare le tue convinzioni, perché viene subito definito come una parola che, cari miei, quando viene usata può scatenare chissà quali reazioni. Proselitismo. Questo tra l'altro poi è una contraddizione nella tradizione indù recente, perché se c'è una cosa che è capitata in India, Vivekananda è stato il primo veramente grande intellettuale e uomo di alta spiritualità a uscire dall'India a parlare dell'induismo fuori dall'India, perché prima c'era un naturale, la nostra tradizione finisce lì, basta. Ma oggi i guru indù sono sparsi in tutto il mondo, quindi quello che viene condannato come proselitismo all'interno dell'India viene dato come se fosse ovvio che l'induismo può espandersi nel mondo, può essere recepito, costruire, invitare, fare, dire, eccetera. Sono le contraddizioni di questa forma nazionalistica radicale dell'induismo attualmente in India, ma la vedono dura, perché ci sono delle bande armate e anche sobillate su questo terreno, e le campagne elettorali anche in alcuni stati specialmente giocano duro su questo in India, e i cristiani che sono là lo sanno, che hanno subito delle notevolissime violenze e continuano a subirle. Ma l'età se non lo Stato siamo noi. L'attuale presidente è legato a questa componente nazionalistica, magari non nella sua forma radicale, ma è legata a questa componente nazionalistica. E si tratta di 1.380.000.000 di persone. Ecco un primo focolaio di persecuzione. E sono capitate parecchie cose negli ultimi decenni. Parecchie cose. Naturalmente è anche molto bello sapere che in India ci sono coloro che difendono i cristiani, mica solo i cristiani, ma difendono i cristiani. Però non è scontato, perché questo nazionalismo è montante in India. Prendiamo la Cina. La Cina è notoriamente un paese ufficialmente ateo. E le prime fasi in cui si è affermato l'ateismo maoista, la versione maoista dell'ateismo marxiano, eccetera. Se poi volete qualcosa di più se ne può parlare. È stato spiccio, E come è capitato in tutte le rivoluzioni di tipo marxista, sono stati molto drastici. È capitato di ogni cosa, violentissimi. Si può dire però, in questo caso, si può dire, come si poteva dire, della Russia a suo tempo, che è toccata ai cristiani la sorte che toccava tutti gli altri. Qualcuno addirittura giustamente ha parlato di un martirio ecumenico, che non riguardava solo i cristiani, perché era una concezione della realtà talmente forte e violenta che sono sparite un sacco di milioni di persone, che non perché erano cristiani, ma anche perché lo erano. Alcune volte,
Ma i cristiani che pativano, non pativano solo, pativano anche gli altri, e gli altri che pativano, pativano. Per cui si è verificata, specialmente nei gulag, a suo tempo là, una specie di ecumene dei gulag, dove si era tutti come l'ecumene dei lager nazisti. Però, man mano che si è venuto avanti nel tempo, la situazione, per arrivare all'oggi, le comunità cristiane, i protestanti sono 3 volte più numerosi dei cattolici, ma tutti insieme io penso che i calcoli non siano sbagliati se si dice da quel che si sente qua e là, da fonti che fanno delle proiezioni. In Cina sono da 100 a 130 milioni di cristiani. Le statistiche ufficiali, anche questo è sintomatico di questi paesi, le statistiche ufficiali danno sempre gli stessi numeri lungo i secoli, cioè i numeri sono sempre quelli. Contate una volta? No, non è che li contano una volta, non devono aumentare, è un'altra cosa. Come capitava in Unione Sovietica, che quando facevano delle fotografie sulle chiese, nella letteratura ateistica, obbligatoriamente dovevano esserci solo vecchi. Infatti, una delle fotografie che aveva rotto il vaso di Pandora aveva dichiarato che veramente le cose avvenivano sul serio, e quando apparve su un giornale, un pope che usciva di chiesa tenendo per mano un bambino. Che cosa è capitato qua? Hanno pubblicato questa foto? Cosa vuol... Perché era uno sotto i 18 anni, rispetto a cui dire qualcosa della fede comportava il lager per un bel po' di anni. Quindi quando venne fatta vedere quella fotografia, la perestroica allora è una cosa seria, se fanno vedere una foto così. Comunque in Cina oggi, la professione di una fede è accolta, accettata, e si può professare, alcune non sono delle vere fedi, ma hanno dentro di sé la possibilità della fede. Il confucianesimo non è una religione, ma è un comportamento di vita che dà anche un comportamento rispetto alla religione. E così il taoismo è una filosofia che però poco può consentire uno sguardo verso la dimensione religiosa. E poi il buddismo ha due volti sempre possibili, l'uno che rimane sul terreno della sapienzialità filosofica e l'altro che invece è dichiaratamente di carattere salvifico cultuale. I buddisti hanno da trafficare su questo e finché basta. Comunque, la Cina ammette questo, quelli che quando si ruppe la stretta durissima della rivoluzione culturale che ne fece di cotte e di crude e si aprì, una parte, parlo dei cattolici, una parte, ma anche dei protestanti, una parte dei credenti, dopo quel che avevano visto, hanno detto: noi in pubblico non ci faremo mai più vedere, agiremo sotto. E si è costruita a partire dalla fine degli anni 70, anzi meglio, dall'inizio degli anni 80, la cosiddetta Underground Church, la chiesa sottosuolo. Questo ovviamente il regime ha cercato di... perché quella che stava sopra invece accettò, di essere sotto controllo del regime in base a quel principio, parlo delle persone che hanno fatto questo correttamente con un calcolo spirituale, non di carrieristi, ma detto, questo regime passerà, noi manteniamo l'essenziale e dureremo. Il ragionamento che facevano in tanti posti. Questo passerà, noi resteremo. Basta che ci lasciano dire la cosa fondamentale, tenere in mano la Bibbia e i sacramenti. Poi, comunque, quella chiesa che era accolta ufficialmente e che però diventava, senza che il regime si accorgesse della potenza attrattiva che la religione aveva, l'ha sottovalutata per decenni. Adesso all'inizio, da una decina d'anni, ha cominciato a preoccuparsi. E queste chiese si sono rimpolpate. Se voi volete trovare oggi una frequenza di chiese intensa, intensissima, potete andare in Vietnam, in Cina e in Birmania.
cari miei, nel calcolo che nel 2020 la Cina sarà il paese cristianamente più popoloso al mondo, lo stato più popoloso cristianamente. E anche già oggi in Cina va più gente in chiesa di quanto non ne vadano in Germania, Francia e Inghilterra messi insieme. Ma ci vanno tosti, eh? E il regime, naturalmente la chiesa che stava sotto, che era quella che non si fidava del regime e che in qualche modo venne anche propiziata e sostenuta da Roma, parlo dei cattolici, che sotto banco, anche underground, disse le ordinazioni saranno clandestine, ma noi le riconosciamo. Le riconosciamo noi, qui, da qua. Adesso sono in Benedetto XVI nel 2007 mandò una lettera ai cattolici cinesi, se sapientemente non dicendo ai vescovi, perché i vescovi dicendo, no, ai cattolici cinesi. Mandò una lettera nel 2007 in cui chiese due cose. Uno alla chiesa Open Church, la chiesa all'aperto, ufficiale, cosiddetta, e quella Underground Church. Notate che dal punto di vista pratico e politico il regime sa benissimo quello che c'è sotto, solo che quelli che sono sotto continuano a non accettare di essere riconosciuti da quelli che sono sopra, anzi non lo vogliono, e a volte accusano duramente quelli che sono riconosciuti come se fossero dei, insomma, degli svenduti. Benedetto XVI ha detto stop, quelli sopra non accettino più nomine di vescovi che non siano riconosciuti da Roma e non facciano più sinodi senza che ci sia l'approvazione di Roma. Quelli che sono sotto cessino le ordinazioni clandestine. A che punto è l'effetto di questa lettera? Boh. E perché lì sotto ci stanno delle vittime. Decenni di vita nei lager, vessazioni, rieducazioni ideologiche, eccetera. Quando c'è di mezzo si scappa il morto, non bastano delle lettere, delle clausole, dei trattati. Quelli che sono stati nel lager qui da noi, non è che gli puoi dire tante cose. Cioè, io ricordo una frase che aveva detto una volta una persona che era stata nei lager e sentiva durante un'occasione di carattere religioso in cui si parlava di riconciliazione, di pace. È venuto al microfono questa persona che era stata nei lager e disse testualmente riconciliatevi pure, ma lasciate che io muoia prima. Lasciate che io muoia prima, poi riconciliatevi. Lasciatemi morire. Vabbè, insomma, lì ci sono state delle. E naturalmente anche delle cose non belle, magari in quello. Sebbene, tutto, guardando solo le cifre oggi, della Chiesa ufficiale, ma diciamo quasi il 90%, o per diritto, per traverso, attraverso valigia diplomatica, attraverso quello che so, ha il riconoscimento da Roma. Ma il peso della non fiducia rispetto al regime è molto forte, per cui la parte clandestina, o underground, quella che non è riconosciuta, ci sono da circa 2 anni trattative underground tra il Vaticano e la Cina, che poi vengono conosciute dopo che avvengono gli incontri, ma prima. E si sa che c'è un momento di stallo perché la questione della nomina dei vescovi è lì sul tappeto. E sembra che si sia raggiunto un compromesso. Ad esempio, se quello è uno che non ha, è stato nominato e non è stato riconosciuto e ha esercitato per lungo tempo il ministero dipendendo, cioè insomma sotto collateralismo col regime, potrebbe essere onorevolmente messo in pensione, dargli una. Ma non è tanto semplice. Anche perché nella concezione cinese la Chiesa è comandata da un consiglio, chiamiamolo così, pastorale,
che è un consiglio che si chiama Associazione Patriottica, che è un consiglio di laici in cui aderenti al partito sono dentro. Io ricordo una volta che sono andato a Pechino, in una chiesa di Pechino, ci sono due cattedrali a Pechino, la cattedrale del nord e la cattedrale del sud. Allora, in una delle due cattedrali, e ho chiesto di poter, diversi anni fa, ho chiesto di poter parlare con il parroco. Mi sono comodi qui in una stanza. E vedo arrivare il parroco, è un'altra persona, un laico. Ci sediamo e quella è la prima cosa che fa, mi tira fuori e mi fa vedere la tessera del partito. Il parroco o altro? Altro. Ma dicendo che lui era cattolico ed era cinese. Ecco, di questo è il punto oggi delicato, perché soprattutto di lui, ma anche di un po' della linea generale politica emersa negli ultimi tempi in Cina, è in corso quella che si chiama la sinizzazione della società. E che vuol dire? Che tu puoi essere cristiano, puoi essere confuciano, puoi essere buddista, ma devi essere innanzitutto uno che fa politica cinese, cultura cinese, identità cinese, sinizzazione, è chiamato. Questo che cosa comporta dal punto di vista, come potrebbe essere quello dei cattolici, è che uno certamente non trova ostacolo nel cristianesimo a farsi cinese. Figuriamoci, è capitato in tantissime parti del mondo e avviene, però bisogna fare attenzione che questo non significhi quel modo di essere cinesi che il regime pensa e vuole. Da questo punto di vista si deve dire che la situazione dei cattolici in Cina ha delle assomiglianze col modo con cui l'impero romano, che pure era tollerante, chiedeva a un certo punto di fare un'operazione di questo genere, un po' di incenso da mettere ai piedi della statua dell'imperatore. Che cosa voleva dire? Si sa benissimo che non era solo una cerimonia neutra, era qualcosa che riconosceva la provvidenzialità del potere politico. Era un gesto altamente religioso. E da questo punto di vista i cristiani sono in serie difficoltà. Perché tutte le volte che loro non fanno quel gesto, con le modalità con cui è chiesto dal regime, possono essere accusati di non essere cinesi, ecco, siete stranieri. E quindi corrono, ecco, questa è una forma di persecuzione, secondo me, che ha tratti di carattere globale per la società con l'assetto che sta prendendo. Adesso qui a questo punto, poi vi faccio ancora 6 punti di osservazione, ma li enuncio semplicemente con una piccola definizione accanto, ma a questo punto mi pare che sia importante chiedersi se non esiste una forma di impero a religioso anche in Europa. Lascio lì come domanda, Se non esiste una forma espansa di rapporto rispetto alla religione che ha più o meno alcuni tratti caratteristici di questo genere, che il credente deve stare sotto tutela da parte di chi non crede. Perché credibile è soltanto chi non crede, anche rispetto a quello che la religione è. Chi dice l'ultima parola? Chi non ha la fede. Lo lascio lì come punto interrogativo, ma questo fa parte di un andamento della civiltà, di una parte del modo di essere da noi qui in Occidente, in cui veramente ha pieno diritto di cittadinanza credibile chi è senza una fede e dimostra di non avere una fede. E questa forma di, io lo chiamerei, di laicità inglobante, per cui tu esisti nella misura in cui io ti dico di esistere, ma tu non hai un'identità che può esercitarsi pienamente. La pienezza dell'identità viene da chi non ha un'identità religiosa. Quello è credibile.
quello dice l'ultima parola, quello fa parte della civiltà. Il credente è sotto tutela, può esistere, diciamo, io dico una parola un po' così, no? Prendetela un po', al guinzaglio. Credenti al guinzaglio, si passeggia tranquillamente, d'accordo, però al guinzaglio. Adesso vi cito alcune realtà nel mondo che hanno delle caratteristiche che sono presentano. Ad esempio, prendiamo una forma di persecuzione che avviene in un paese che si dice cristiano, Congo. Qual è la ragione per cui lì può scapparci il morto dal punto di vista? Ci sono scappati i morti, laici e preti, oppure cacciati di persone, via, imprigionamenti, torture, eccetera. E quando, ad esempio, organizzazioni cristiane si pongono in atteggiamento di protesta rispetto a violazioni dei diritti civili del territorio, divengono nemici di chi ha il potere in quel momento, e tendenzialmente poteri che rasentano l'autocrazia. In Africa è un grosso problema serio, quello di non mollare il potere quando uno lo prende. È un problema serio in Africa. Non mollarlo. Che si manifesta attraverso il cambio della Costituzione. Tu puoi avere solo due macchine, tre. Quindi, ad esempio adesso in Congo, Kabila, che doveva indire le elezioni, già messo d'accordo che lui non si sarebbe ripresentato contro la Costituzione, nelle elezioni del 2017, rimandate di nuovo le elezioni, perché non c'è garanzia, si dice, ma perché sostanzialmente lui vuole essere di nuovo candidato. C'è stata una grande manifestazione, poniamo, in dicembre, e giubbotti, arresti e morti. Tra questi che protestavano erano soprattutto organizzazioni che il cardinale di Kinshasa fortemente difende, cristiane, laiche, che richiedono che questo paese esca dall'imbuto dell'autocrazia, che comporta tutta una serie di cose micidiali. Appropriazione nel proprio clan e nel proprio giro delle risorse, vendita e svendita di risorse a livello internazionale in modo insindacabile, eccetera, eccetera. Beh, questa è una chiesa, quella del Congo, a rischio di botte, persecuzioni e anche di martirio. Se tacesse non le capiterebbe niente, ma se parla, rischia. La stessa cosa in un paese di nuovo maggioranza cristiana, che è il Messico. I tre stati a sud del Messico sono i più pericolosi del mondo. Per l'intreccio, un intreccio veramente spaventoso, no? Di concentrazione del traffico della droga, la finanza quindi illegale, e di violenze grandissime sulla popolazione, eccetera. Ma in più anche un altro fenomeno che si è scatenato lì, ma vale anche per il Guatemala, un po' meno per gli altri stati del Centro America, una specie di esaltazione con conseguenti persecutori per chi non ci sta nelle strutture cattoliche e anche in quelle protestanti, di riti di carattere storico antico recuperati all'interno della tradizione del Maya del Centro America, che mescolati con quelli cristiani fanno sì che parroco può diventare solo chi accetta il doppio rito, quello Maya e quello cristiano. E anche lì ci sono delle vittime. E vittime della droga, ci sono stati parecchi preti ammazzati recentemente. Uno dei libri che ha vinto il premio giornalistico in America recentemente è un libro reportage sull'uccisione di preti e di credenti in Messico. Pensa tu. Poi prendiamo ancora, ecco, per dire che sono delle, qui non tocco il tasto di ciò che è capitato a molti credenti
nel Centro America, quando ci fu una tensione fortissima di carattere lotte con tendenza alla rivoluzione, chiamiamola così, quindi lotte estreme, no? Tra due componenti, l'estrema sinistra e l'estrema destra, che seminarono moltissime vittime. Ma io vi racconto solo questo episodio. Naturalmente lì dentro poi ci sono alcuni casi in cui l'essere cristiani si lasciò imprigionare anche in logiche di carattere ideologico e politico. In questi casi, però, altri casi no, altri casi erano semplicemente il diritto di non accettare per scontato che il 90% della popolazione avesse, che il 10% avesse il 90% delle risorse in mano, in modo insindacabile. E chi si ribellò contro queste cose rischiava la vita. E lo faceva tenendo in mano il Vangelo. Tra l'altro il Vangelo come libro di alfabetizzazione, perché molte persone dal Brasile all'America Centrale, via discorrendo, hanno imparato a scrivere e a leggere con la Bibbia in mano, dalla Bibbia. Vi racconto solo questo episodio del Salvador, che questo proprio in un momento teso, forte, sono stati ammazzati un sacco di catechisti, ma centinaia, E ricordo che andando a trovare un animatore di comunità una sera, parlando sottovoce perché era un momento un po' il squadrone della morte, parlare sottovoce, anche parlando nelle strade per raggiungere la sua casetta, tutto sottovoce perché le pareti sono filtranti di canne, figurati, si sente tutto. Siamo arrivati. Alla fine, dopo aver parlato tante cose, prima di congedarci, spontaneamente è venuto da chiedere a questo animatore: possiamo fare qualcosa? Possiamo lasciarvi qualcosa? Che notate che parlo di alcuni anni fa, non c'era ancora in quella parte, non c'era ancora un'espansione così forte dei sacchetti di plastica, che però di fatto questa persona ci dice: va a parlare con sua moglie in un angolo là e poi torna indietro e dice: dateci i vostri sacchetti di plastica se volete farci un regalo, aiutarci. Sacchetti di plastica, noi ci aspettavamo, persone. E poi mi ha chiesto: come mai? E sì, dice, perché quando vengono loro dobbiamo fare in fretta a nascondere sottoterra la Bibbia e che non si guasti, i sacchetti di plastica ci servono, perché se ci vedono con la Bibbia in mano ci ammazzano. Ero io, sacchetti di plastica. Noi pensavamo a dollari, aiuti, no? Dateci i sacchetti di plastica. Quanta gente è stata ammazzata. In questi momenti estremi di tensione in questi paesi, quando ci furono, bastava poco, un lamento, perché eri subito comunista da far fuori. Poi il comunismo, come il male evidentemente in America Latina, era l'accusa micidiale, no? Che poteva far scattare l'eliminazione. Vabbè, naturalmente, ripeto, lì c'erano anche però degli inquinamenti di carattere ideologico, Cioè la religione diventava parte dell'ideologia. Quando è capitato questo era una cosa brutta, ma la gran parte della gente semplicemente chiedeva di poter esistere. E chi li difendeva sembrava essere un radicale. Poi ad esempio in Nigeria, cari miei, lì c'è proprio il fatto dell'affermazione di principio in 12 stati su 30 e oltre è stata imposta la Sharia. E chi non ci sta viene fatto fuori. È stato ammazzato un sacco di gente. Ci sono delle parti del mondo in cui essere ammazzati non fa notizia, ma in Nigeria, cari miei, gli ammazzamenti sono potentissimi. E per citare un altro punto,
Myanmar. Si è molto parlato recentemente dei Rohingya, no? Per cui anche il Papa è stato messo un po' lì, su chi va là, vediamo cosa fa, cosa non fa, se parla, se dice, non dice. Ma qui conviene proprio, nell'occasione di parlare stasera di quell'argomento, di questo argomento specifico, conviene dire una cosa, che quelli che hanno criticato molto Aung San Suu Kyi, perché non prese le difese, non, eccetera, lei che ha vinto il Nobel, anche altri Nobel, non hanno tenuto conto di un fatto. No? Poi dopo, certo, lei stessa ha riconosciuto che bisognava darsi una sveglia, ma bisogna tenere conto di un fatto, che questi Rohingya che erano perseguitati non hanno visto la solidarietà di tutti gli altri perseguitati che stanno nelle etnie che circondano l'etnia principale, che è quella birmana, a maggioranza buddista, mentre le etnie con culture millenarie completamente diverse, in lingue molto diverse, i Karen, Kachin, i Chin State, eccetera, i Shan State, eccetera, sono delle etnie che hanno una loro tradizione autonoma, lingua autonoma e così via. Queste sono state nei decenni che vanno dalla indipendenza dal colonialismo britannico, hanno subito delle vessazioni spaventose, specialmente recentemente, anche recentemente i Karen, e alcune di queste etnie sono ancora in guerra adesso con lo Stato birmano dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e altre hanno una tregua. Ma ecco, questo è il punto. Nessuno a livello internazionale si è mosso, non c'è stato nessun sollevamento, per cui queste etnie erano stupefatte, io so questo positivo, io li conosco, erano stupefatte che adesso che capita l'eroina, siccome l'Islam evidentemente è una, diciamo così, è una confessione, cioè una religione di carattere, diciamo, universale, tutti. Ma noi quando ci ammazzavano nessuno ci ha difeso, nessuno ha parlato di noi. E ci hanno ammazzato, eh. E questi sono etnie in larga parte passate ai protestanti e ai cattolici. Per cui, giustamente, Aung San Suu Kyi, con queste, diciamo, forti scossoni che ha ricevuto, avvertito che perlomeno c'era una risonanza inaspettata, perché quel che capitava qui lì era capitato qui là, e non c'era capitato niente prima di particolarmente vistoso, nessuna sollevazione contro Aung San Suu Kyi perché non ha parlato. E però vi ripeto, qui stava il fatto che quando ci furono di mezzo le minoranze cristiane il mondo non si solleva a protestare per loro. Per dirla con una frase terribile che io ho sentito dire una volta, perché sono solo cristiani. Eccoli uno dei nodi, cioè l'Occidente, una parte dell'Occidente che ha per tante ragioni preso una distanza, una parte dell'Occidente ha preso distanze dal cristianesimo, rimane indifferente di solidarietà dove il cristianesimo è in atto. Indifferente, se non addirittura motivazionista, sarà per questa ragione, sarà per quest'altra. Se invece stranamente capita per altri, più facilmente si crede. Una delle ragioni del martirio dei cristiani nel mondo è che verso di loro, specialmente nei paesi ad alta coscienza civile, per loro c'è l'indifferenza. Questo, secondo me, non spaventa il cristianesimo, anzi deve dire che il cristianesimo si sta per la prima volta nella storia riappropriando della forza che può avere la fede quando non si ha il privilegio né della maggioranza né del consenso. Ma questa per dirla alla lombarda, le dura, da accettare e da vivere. Comunque la storia è questa. Avrei finito. Se qualcuno vuole fare...
carico. Comunque, se qualcuno vuol fare delle domande, Poi io. Mi sembra che la funzione è detta la porta, perché mi sembra che sia scaricata. Io secondo te è capitato con amici di mare corrotture politiche di parlare della terra di Palestina e ho fatto provocatoriamente la classica domanda a quelli che dicevano che l'Islam, terra di Islam, ma prima del 600 d.C. chi c'era in Palestina? E lo trovate tutti perplessi, cioè, a cercare di dire ma non andiamo troppo indietro nel tempo, dice. Ecco, che quale sarebbe la risposta giusta? Ma io penso che dunque intanto ci sono stati dei fatti traumatici di cui non si riesce ad avere l'entità proprio precisa. Quando avvennero le due rivolte nel 70 e nel 132, una sotto Nerone, no, una sotto Vespasiano e Tito e l'altra sotto Adriano, le due grandi rivolte della Palestina dopo Cristo, ci fu, come usava presso i romani, una espropriazione di gente dal territorio, rese schiave e trascinate fuori dal loro territorio, impressionante. Cioè, sappiamo che al fine di alcune guerre, quando erano portate avanti senza la resa, erano la deportazione di massa della popolazione. Quindi noi non sappiamo, e poi naturalmente venivano trasportati sul territorio dei coloni che facevano parte dei premi di guerra, cioè uno aveva gli appezzamenti come paga del servizio militare. La ragione per cui si militava così a lungo nell'esercito romano era perché era una attesa di pensione di quel tipo lì. E si sa anche che nella storia di Roma, ad esempio, io sono rimasto molto colpito da quell'episodio della storia di Roma in cui Pompeo, che veniva, tornò vittorioso dalle grandi campagne dell'Asia Minore, conquistato, era entrato a cavallo nel Tempio, ha conquistato tutto, arrivò e improvvisamente si vede negato dal Senato ciò che lui chiedeva per le sue truppe. E si ferma con le sue legioni alle soglie del Pomerium, cioè del confine di Roma, dove non si poteva entrare come console, né? Dovevi deporre le armi, entrare disarmato perché dentro vigeva il potere del pretore. E c'è stato un momento terribile, perché Pompeo poteva diventare colui che ante Cesare, prima di Cesare, a partire dalle posizioni dei patrizi e dei cavalieri, mentre Cesare era dalla parte della plebs, no? Avrebbe potuto prendere in mano la dittatura stabile in Roma. Invece lui, nel 62, inaspettatamente congedò le legioni. E poi venne però sciaguratamente fregato dal Senato, che non gli concesse ciò che lui aveva chiesto. Per cui ha cominciato lì sottilmente a venire fuori la trama del primo triumvirato che scalzerà la Repubblica. Lui, Cesare, quindi che cosa sia rimasto dopo questi due assedi terribili di Gerusalemme e le deportazioni che ne seguirono, certamente depone su una mescolanza della tattica che seguivano i romani. Già piazzavano dentro dei romani veri e propri, il fatto che, diciamo, dentro la popolazione, dunque le tribù di Israele, c'era già stata una separazione con Samaria, che aveva in qualche modo, pur essendo legata, diciamo, etnicamente alla medesima tradizione, aveva a un certo punto accettato un compromesso con le religioni, con il potere, le superpotenze del tempo di Assiria, eccetera, eccetera, per cui aveva una separazione all'interno di questo stesso territorio. E poi
sempre ragionando quel che è capitato nell'intertempo, no? Quel che poi è capitato nell'intertempo, quella è stata una delle zone di maggiori spostamenti delle legioni romane, perché dovevano andare a tenere a combattere con i persiani e gli armeni. Sono stati i grandi centri mobili, lungo, sopra e lungo l'Eufrate, cui chi dette un assetto abbastanza, pareva abbastanza stabile, era stato Traiano, che fece raggiungere il massimo dei confini dell'impero, anche prendendo una parte del tavolato arabo. E poi c'erano queste tribù arabe che dominavano tutta la zona circostante, e i palestinesi non avevano più una consistenza autonoma come Stato, e pertanto chi li dominava poteva fare... Ma secondo me mancano dei dati. Non era un territorio definito come Stato se non prima di questi eventi, cioè quando si fece la rivolta maccabaica, che in qualche modo creò una unità rivendicativa, anche patriottica, anche, diciamo, anche di una certa compattezza. Ma proprio per tornare di non decidere rapidamente, Pompeo aveva già chiaramente aveva violato questa impenetrabilità di quel territorio, l'aveva già violato. E allora, poi dopo, ancora c'è un piccolo altro particolare. Dentro la Palestina stessa c'erano le due componenti, quella farisaica e quella sadducea. I sadducei erano la classe dirigente dal punto di vista religioso, quelli che avevano il Tempio in mano. I farisei avevano la popolazione della loro ed erano tendenzialmente quelli che noi chiameremmo fondamentalisti oggi. I sadducei no, i sadducei erano quelli che noi chiameremmo oggi i collaborazionisti con Roma, chiaro, dichiarati. E quindi tutta questa cosa non rendevano la compagine palestinese dal punto di vista statuale qualcosa di molto compatto. Perciò io da questo punto di vista non mi stupirei che entrando la conquista di Muhammad, perché Muhammad ha cominciato la fase di conquista nell'Islam, non è che sono solo i califfi successivi, no, ha cominciato anche lui. Lei ha cominciato questa logica espansionista che consisteva in questo, nel porre una classe dirigente musulmana e un patto di sudditanza, che è una cosa elevata dal punto di vista giuridico per il tempo. Gli altri potevano continuare ad esistere con la loro identità, un po' sullo stile anche romano. Però chi era musulmano aveva in mano il potere. Gli altri pagavano la tassa per essere protetti dal potere. E questo che cosa abbia comportato? Non si sa. Io comunque dovessi, senza avere in mano qui materiale, ma dovessi dire a naso, la cosa secondo quel che posso capire io, più labile di quel territorio, è che erano popoli fratelli, di lingua affine. Una delle ragioni per cui, ad esempio, i musulmani riuscirono a penetrare, dopo la vittoria contro Eraclio, riuscirono a penetrare nella Siria nel 635, no? 34-35, era che riconoscevano più vicini a sé quelli che i residenti di Damasco, etnicamente e linguisticamente, gli arabi che venivano dal tavolato arabo, di quanto non riconoscessero il greco che veniva da Bisanzio, cioè meglio da Costantinopoli. E quindi c'era una, diciamo, una friabilità di affinità all'interno di questi territori che li rendeva, secondo me, abbastanza labili. Quindi, io oggi riterrei abbastanza difficile rivendicare la Palestina in termini di di proprietà precedente, perché allora dovrebbero rivalersi i cananei. Se uno la mette su quel principio lì, dovrebbe essere i cananei che si rivalgono, perché loro hanno invaso.
ma se la mettiamo su quel piano, ripeto, invasioni successive ce ne sono state finché basta, eh? Sì, lì ci vorrebbe qualcuno che ha veramente la competenza in dettaglio. Io ho dato soltanto ciò che mi pare di aver visto come friabile e mobile il suo territorio. Devo dire che il tuo intervento rischia di accrescere la mia depressione senile. Infatti, senti. Ricordo, va ai miei 20 anni e agli anni 60, pre-68, segnatamente all'epoca in cui le nazioni africane arrivavano all'indipendenza. E a quelli che erano nostri sogni ai quali io non rinuncio. Allora provo a passare da un'altra parte. Noi mondo, abbiamo una dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che è quanto di più pregnante, interessante, per certi aspetti addirittura commovente sia stato scritto. Di solito la sottovalutiamo e la mettiamo da parte. Basta dirsi genericamente d'accordo, poi non rispettarla, gli stati sembrano essere a posto. Allora occorre scegliere una strategia e mi viene in mente una traduzione pratica dei diritti fondamentali sanciti dalle Nazioni Unite, e quindi su cui formalmente c'è accordo, una traduzione pratica che deriva dall'insegnamento, udito dite, di un economista, il massimo dei nostri maestri, Amartya Sen, indiano. Quando nella nozione di giustizia dice è inutile starci da tanto contare su delle dissertazioni complesse e sistematiche. Il primo compito è l'accordo sulle situazioni di palese, intollerabile ingiustizia, la sofferenza delle persone. Allora forse partendo di qui, e mettendo alcuni pochi tasselli cruciali, tra cui la promozione della donna, si può tentare di creare un accordo di dialogo culturale ma politico, quindi che si traduce poi in politica, con la parte mancante di queste dissertazioni, che è la cultura laica, che non saprei bene come definire, come identificare, ma che forse non è neanche necessario identificare, ma che mi sembra debba essere uno dei riferimenti importanti, perché forse, ma vorrei sapere da te, un po' in tutti i paesi vi sono spiriti illuminati che non si definiscono laici in quanto non religiosi o contrari alla religione, ma si definiscono forse tali in quanto più attenti alla concretezza della vita delle persone, segnatamente alla sofferenza e all'ingiustizia. Credo anche che in questo frangente, da quello che hai detto tu, i cristiani sono straordinariamente vicini a questa semplificazione. Non le bandiere di una religione con la dottrina, ma l'amore di Cristo che individua chi soffre di più. Non condivido pienamente questo, guarda, veramente. Farei solo questa, non chiosa, ma questa ulteriore sottolineatura, che chi si pone in quest'ottica deve accettare di non essere scontata maggioranza. Come è capitato per la difesa di quei principi che si è partiti dalla condizione di minoranza. Ma la ovvietà, ecco, dovessi dire così, no? La ovvietà corre altrove. La ovvietà corre altrove. Cosa vuoi dire? Vuol dire che il modo di pensare corrente in certe, in molte parti del mondo non è in quella direzione. Sì. È una cosa da conquistare, non è un dato che tu puoi trovare già realizzato. Però scusa, invento seduta stante, ma sono due attenzioni che mi stanno particolarmente a cuore. La prima è proviamo a individuare delle cose che, come dire, strutturalmente, storicamente, come dati di fatto contano e sono nodi critici che per ragioni, ripeto, di evoluzione della tecnologia, dell'economia, non possono non manifestarsi. E sono la promozione della donna, ed è uno, ma ce n'è un altro che dimentichiamo.
Quando tanti anni fa, credo 20 anni fa, ho parlato per la prima volta di globalizzazione in una parrocchia di Torino, di fronte alle gravi ingiustizie patite dalla classe degli lavoratori, nella più parte del mondo sfruttata, un vecchio disse, un anziano signore disse: faranno come si è fatto già una volta, l'azione sindacale dei lavoratori riuniti insieme, che adesso può suonare un sopra, ma in realtà ha un suo fondamento. Sì, sono... Io aggiungerei a questa esigenza, ne prenderei un'altra di fondo, cioè che dovrebbe essere rispettata la libertà di coscienza, soprattutto nelle questioni religiose, con aggiunta una piccola altra cosa, che fa parte del cuore dei diritti dell'uomo, cioè che la verità, cioè, e quindi la imponiamo anche nel caso specifico della religione, ciò in cui uno crede, non deve pretendere di essere difesa ad ogni costo. L'abbiamo imparato con un po' di fatica, eh? Cioè che non ci innesti sul principio di verità il fatto che io ho il diritto di essere armato e di sconfiggere in nome della verità qualunque ostacolo. In altri termini, la libertà di coscienza non può essere violata dalla forza di nessuno. Questa cosa qua comporta come conseguenza immediata che se io non devo essere coercito a credere. E devo essere lasciato libero di scegliere ciò che credo, perché ciò che io credo deve essere qualcosa che non è inquinato dal potere e dalla pretesa di avere il potere. O dalla pretesa di salvarti l'anima per l'eternità, se mi lasci anche questa osservazione. Sì, questo, ma quando questa questione lì viene intesa in termini di... sono delle cose che tu in una parte importante del mondo non puoi dire. Allora uno dice, non è che non le debba dire, ma devo rendermi conto che lì non le posso dire e che dovrebbero essere dette, e trovare il modo perché si possono dire, no? Naturalmente questo comporta comporterebbe anche un'attenzione, una difesa di questo da parte globale. Chi si pone in questa ottica non deve essere lasciato solo alla faccenda sua di quella regione lì, cioè, ma, questo è, secondo me, la traduzione in termini correnti di quel che noi chiamiamo diritti universali, cioè sono cose che devono valere dappertutto. Quindi dove non sono fatte valere, devo sentirle come se fossero violate da me, no? Non so, come se fossero violate da me.